Buonasera, benvenuti al TG 2000, l'edizione delle 20:30. In apertura andiamo ad Ischia. Si sono appena conclusi i funerali delle due vittime del sisma di lunedì scorso, che ora ufficialmente è il terremoto di Casamicciola. L'osservatorio vesuviano, infatti, analizzando i tracciati, ha precisato poco fa che l'epicentro non è stato in mezzo al mare, ma sulla terraferma, proprio accanto alla cittadina isolana. Vediamo il servizio. Ischia, nel giorno del dolore più grande, si stringe attorno alle due vittime del terremoto del 21 agosto. Lutto cittadino per i funerali di Marilena Romanini, originaria di Brescia, ma che da anni aveva trovato la sua casa nell'Isola Verde, e di Lina Balestrieri, che a Ischia invece è nata e cresciuta. Una vita, quella di Lina, dedicata agli altri e alla sua chiesa, dove quella notte ha trovato la morte. Il palazzetto dello sport è gremito per la messa officiata dal vescovo dell'isola, Monsignor Pietro Lagnese, che chiede, almeno in questo momento di profondo dolore, rispetto per quanti hanno perso un'amica, una parente e anche la propria casa a Ischia. Sottolinea il vescovo, la causa dei crolli non è da attribuire solo all'abusivismo. L'abusivismo edilizio, che pure ne siamo consapevoli, è presente sulla nostra isola e che pertanto va combattuto con determinazione, soprattutto quando esso mina l'incolumità dei cittadini. Di certo non può essere ritenuto la vera causa dei crolli che hanno interessato per la maggior parte edifici di non recente costruzione e numerose chiese dell'isola. Ai funerali hanno partecipato anche diverse istituzioni. Oltre ai sindaci ischitani c'erano il presidente Campano De Luca e il ministro Minniti. Proprio a loro Monsignor Lagnese lancia un appello: si ricostruisca e lo si faccia presto. Alle autorità di governo intanto chiedo di attivarsi prontamente per una celere ricostruzione degli edifici distrutti e per la messa in sicurezza dei tanti fabbricati coinvolti. Torniamo adesso sugli scontri di ieri a Roma tra rifugiati e polizia. Non mancano le polemiche per quanto accaduto con il sindaco Raggi, che con l'appoggio del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio sottolinea come il comune abbia compiuto il proprio dovere attenendosi alla legge e offrendo un'alternativa alloggiativa a coloro che tra gli occupanti dello stabile ne hanno diritto, ovvero le madri con bambini e gli anziani disabili. Federico Plotti. Questi devono sparire, se tirano qualcosa spaccategli un braccio. Sono le parole shock pronunciate da un funzionario di polizia mentre insieme ad alcuni poliziotti inseguiva alcuni migranti nei pressi della stazione Termini. Erano scappati da Piazza Indipendenza, dove ieri le forze dell'ordine hanno fatto irruzione e ripulito la zona dal bivacco che si era creato da 5 giorni, da quando circa 500 tra etiopi ed eritrei, tutti richiedenti asilo con lo status di rifugiato già riconosciuto, erano stati sgomberati da questo palazzone qui, l'ex sede di Federconsorzi, Palazzo Curtatone, occupato dal 2013 e in cui adesso sorgerà un centro commerciale. In quel palazzo ci abitavano da tempo, chi in piccoli appartamenti, chi in singole stanze. C'era la luce, l'acqua calda e le bombole del gas. Tutti pagavano una sorta di affitto a coloro che nel 2013, italiani, ci hanno detto, sono entrati prendendo possesso abusivamente dell'immobile. Eritrei ed etiopi, nella stragrande maggioranza, come in altri due grandi immobili di Roma tuttora occupati, ad Anagnina e sulla Collatina, dove forse in tanti tra quelli cacciati da Piazza Indipendenza sono andati. Un intervento necessario, in quel luogo all'aperto non potevano più viverci decine e decine di persone, dicono, dalla questura di Roma, ma l'operazione poteva essere certamente svolta in un'altra maniera e non con l'uso indiscriminato degli idranti. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha definito la frase pronunciata da quel funzionario grave e deplorevole, annunciando provvedimenti. Difende comunque l'operato delle forze dell'ordine, ammonendo chi vuole scaricare tutte le responsabilità di quello che è successo sulla polizia. Ma in tutta questa storia c'è anche un'immagine che ci riconsegna un briciolo di umanità e dalla quale dovremmo tutti ripartire. Un poliziotto si è fermato per un momento e ha provato a dare un minimo di conforto ad una donna eritrea, disperata e spaventata. Intanto oggi il comune di Roma ha firmato un accordo con la società SEA, che gestisce l'immobile di via Curtatone, per mettere a disposizione circa 40 posti letto destinati a persone con fragilità per un periodo di 6 mesi, senza alcun onere finanziario per l'amministrazione. A queste persone lo Stato ha riconosciuto lo status di rifugiati, ma quali sono gli obblighi dopo averli accolti? Lo abbiamo chiesto a padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli di Roma,
che conosce alcune di queste famiglie. Lo ha intervistato Beatrice Bossi. Nel momento in cui le persone sbarcano nel nostro territorio e fanno domanda di asilo, il nostro paese ha il dovere di garantire nella fase in cui viene valutata questa domanda una accoglienza. Una volta che hai il permesso di soggiorno hai gli stessi diritti e doveri di un cittadino italiano e quindi appunto il diritto alla casa, che molto spesso è solo una formalità, ma in realtà appunto non c'è. Questi rifugiati ora sono stati sgomberati e dove andranno? Dove sono andati? La maggior parte dei rifugiati sgomberati non hanno un posto dove andare, quindi troveranno ancora una volta delle sistemazioni di fortuna e molto probabilmente andranno a costituire degli altri insediamenti informali come quello che c'era. Qual è la soluzione? La soluzione è quello di un accompagnamento della persona di lungo respiro. Noi per esempio sulla città di Roma abbiamo, in collaborazione con molti istituti religiosi, un percorso che aiuta le persone, una volta uscite dal centro di accoglienza, per un tempo ulteriore che gli permetta di muoversi maggiormente con le proprie gambe e quindi integrarsi maggiormente nel territorio. Sono sufficienti questi strumenti? Ne servono altri? Occorrerebbe appunto una programmazione su larga scala, quindi un investimento sull'integrazione, che è un po' la cenerentola di tutto questo discorso sull'immigrazione e sui richiedenti asilo e rifugiati. Ci siamo concentrati tantissimo sulla prima fase, quella dell'accoglienza, e poco sulla fase dell'integrazione. Ci spostiamo adesso a Pistoia perché Forza Nuova minaccia Don Massimo Biancalani, il sacerdote toscano travolto da insulti sui social network dopo aver pubblicato su Facebook una foto che ritraeva alcuni migranti in piscina. Il suo vescovo, Monsignor Fausto Tardelli, ha deciso di inviare il vicario generale a concelebrare con Don Massimo domenica l'Eucaristia, il servizio di Massimiliano Niccoli. Altro che resa, la decisione del vescovo di Pistoia, Monsignor Tardelli, di far concelebrare domenica prossima la messa nella parrocchia di Don Massimo Biancalani al vicario generale è un segno di solidarietà e vicinanza. Una decisione che giunge dopo le dichiarazioni di Forza Nuova, che aveva annunciato la propria presenza in chiesa per vigilare sul rispetto della dottrina da parte del parroco, reo di aver permesso a un gruppo di migranti di fare un bagno in piscina, foto poi pubblicate su Facebook. E proprio su uno dei più importanti social, Monsignor Tardelli ha deciso di dire la sua. Credo, scrive l'alto prelato, che qui si stiano davvero oltrepassando i limiti. Da quello che leggo si vorrebbe profanare l'Eucaristia con l'assurda motivazione di andare a controllare l'operato di un prete, addirittura mentre celebra un sacramento e facendo diventare la celebrazione eucaristica teatro di contese e di lotte. Dopo aver richiamato tutti con forza alla ragione, il vescovo spiega poi che a messa si va esclusivamente per partecipare con fede al divino sacrificio, ricevere la grazia di Cristo e imparare a vivere nell'amore fraterno. Ogni altra finalità ha qualcosa di sacrilego. Poi l'annuncio che la messa di domenica in quella chiesa sarà presieduta dal vicario generale, che concelebrerà con il parroco, appunto come segno di solidarietà nei confronti di Don Biancalani. La speranza, aggiunge poi Monsignor Tardelli in un comunicato diffuso in serata, è che questo sia finalmente il momento di dire no a polemiche e strumentalizzazioni e di riportare la serenità fra i parrocchiani e i giovani migranti ospitati. Prosegue il nostro viaggio nel centro Italia a un anno dal sisma che ha distrutto decine di comunità. Ad Arquata del Tronto, la rinascita di un punto di aggregazione grazie al supporto della diocesi di Ascoli e della Caritas. Fabio Bolzetta. Questo è il bar che noi abbiamo ristrutturato, io insieme a mio marito l'abbiamo ristrutturato 5 anni fa, tutto nuovo, ho speso quasi 100.000 euro, impianto elettrico, idraulico e bancone, nuovissimo. E l'abbiamo sfruttato poco perché poi c'è stata questa scossa un anno fa e siamo dovuti andare via da qui. L'abbiamo aperto più di 30 anni fa. C'era già il distributore e poi mio papà ha voluto mettere su questa attività per noi figli.
Il Blue Bar di Trisungo è l'unico esercizio commerciale riaperto dopo le scosse in tutto il comune di Arquata del Tronto. Grazie al sostegno diretto della diocesi di Ascoli Piceno con Caritas Italiana, l'organismo pastorale della CEI che nelle 4 regioni colpite dal sisma in un anno ha erogato 6 milioni di euro e ne ha impiegati altri 13 per costruzioni e attività di progettazione sociale. Ha deciso di aiutarci donandoci il container che è qui alle mie spalle e da lì siamo ripartiti. Ci hanno dato una grande mano, l'hanno acquistato loro all'Aquila e si sono occupati loro di tutto, del trasporto e poi noi, io e mio marito, abbiamo fatto il resto, l'abbiamo allestito all'interno con tutto quello per essere a norma e con tutto quello che occorreva e da lì siamo ripartiti, ma dopo 4 mesi. Ci siamo rincontrati dopo tanto tempo con tutti gli amici, con i nostri paesani e da lì ho avuto anche un gran sostegno. Il cliente più piccolo ha 1 mese e mezzo, nato dopo le scosse che gli hanno strappato uno zio, è qui con i genitori diretti al cimitero. La priorità indicata dal vescovo Monsignor Giovanni D'Ercole è quella di aiutare le famiglie e sostenere il lavoro per promuovere la rinascita delle comunità ferite. Perdere la casa è sicuramente una cosa bruttissima, però perdere il lavoro ancora peggio. Anche per la comunità dare un segno positivo anche alle altre persone che hanno voglia di ricominciare. Un viaggio all'insegna della costruzione di ponti in un clima di ascolto e dialogo. All'indomani del ritorno della Russia, il cardinale Pietro Parolin ha rilasciato un'intervista nella quale racconta il clima che ha trovato a Mosca e soprattutto la cosa che più lo hanno colpito, tra cui il rapporto della popolazione con San Nicola, le cui reliquie, lo ricorderete, sono state portate in pellegrinaggio in Russia per 2 mesi fra maggio e luglio. Donatello Vaccarelli. Utile, interessante, costruttivo. Questi gli aggettivi scelti dal cardinale Parolin per ripercorrere in un'intervista ai media vaticani la sua recente missione diplomatica in Russia. Appena sono tornato ho sentito il Santo Padre per fargli un po' un brevissimo resoconto. Il Papa si è compiaciuto, ecco, di queste impressioni, di questi risultati positivi. Tra i temi al centro dei colloqui, la situazione dei cristiani in Medio Oriente, in particolare in Siria, l'Ucraina, il Venezuela. Parolin parla apertamente di una nuova fase nei rapporti tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica. A favorire il nuovo clima nelle relazioni tra Roma e Mosca, rilanciate dallo storico incontro a Cuba tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill, ha contribuito anche la recente traslazione temporanea delle reliquie di San Nicola da Bari in Russia. Veramente ho notato da parte degli interlocutori ortodossi come siano stati colpiti da questa esperienza, ma nel senso colpiti proprio dalla fede e dalla religiosità del popolo. Ecco, è stato sottolineato anche come molti russi che appartengono alla tradizione ortodossa ma che non frequentano, i non praticanti, diciamo, in questa occasione si sono avvicinati alla Chiesa. È stato veramente un evento grandioso sia per quanto riguarda le dimensioni, si parla di 2,5 milioni appunto di fedeli che hanno visitato le reliquie, sia per quanto anche riguarda l'impatto di fede e di spiritualità che questo avvenimento ha prodotto. È la più grande celebrazione di penitenza in Italia, un'incredibile manifestazione di fede e spiritualità che si tiene ogni 7 anni. Andiamo a Guardia San Framondi nel Beneventano con Luigi Ferraiuolo. La litania cantata dalle donne del paese in chiesa, il silenzio in strada e la fede fortissima, coraggiosa, sovrumana degli abitanti di Guardia San Framondi, i bambini, i genitori, le donne, i vecchi, è quello che trovi arrivando nel paese dei riti dell'Assunta, processione di fede unica al mondo, che si tiene ogni 7 anni in questo centro arroccato sui colli del Beneventano. Noi, la nostra parrocchia, in questo momento forte, lo ha ogni 7 anni, è un momento in cui la comunità tutta, da più piccolo a più grande, siamo chiamati appunto alla conversione, a dare questo segno profondo della manifestazione della nostra fede, perché dalla fede si parte, che è alimentata chiaramente dalla parola di Dio. Senza parola di Dio non esistono riti settennali. I riti penitenziali, complessi e antichissimi, almeno 1000 anni di vita, sono cominciati lunedì scorso con le processioni dei misteri, delle rappresentazioni di vita evangelica e biblica e dei disciplinanti, coloro che fanno penitenza percuotendosi con la
disciplina, una catena in ferro, e andranno avanti fino a lunedì prossimo. Ogni giorno a Guardia c'è una processione di penitenza e una di comunione con la Madonna, momento di misericordia divina. Domenica ci sarà la processione generale a cui parteciperanno anche i battenti, una figura unica al mondo, centinaia di persone che si flagellano a sangue per fare penitenza, anonimi e sconosciuti a tutti, spesso anche provenienti da fuori. Siccome è un evento unico al mondo, questo evento ha dei punti anche salienti importanti. Uno dei punti più importanti, per esempio, è l'apertura della lastra, ovvero del vetro che copre l'immagine dell'Assunta. La cosa avverrà sabato prossimo. È uno degli eventi, credo, più emozionanti che ci possa essere anche per un guardiese. È tutto, il giornale termina qui. Io vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro una buona serata.